Grazie, buonasera a tutti e a tutte, benvenuti ad Angre. Noi siamo in Taranta Viva, siamo nati di recente, un anno fa appena, nel 2005, e siamo contentissimi di essere qui stasera, al Festival di Musica Etnica Alternativa della Gricia Salentina. Carla Maniglio, questa? Voce degli Atanaton e di Salento Project. Alle danze, Moana, anche lei dal Salento, del Salento Project. E poi dalla Calabria, in particolare San Lorenzo Bellizzi, la stupenda voce di Cristina Santagata, che ha cantato con Lizzy Maria, attualmente Aria Corte, Salento Project, e suo fratello alle chitarre, Pino Santagata, anche lui ex Lizzy Maria e Salento Project. E poi ai tamburelli, Carlo De Pascali, detto Canaglia, primo tamburello dell'orchestra della Notte della Taranta del Pignano, sin dalla prima edizione, da Muro Alcese. Anche lui ha eseguito i concerti e le piazze dell'Officina Zoè, che hanno avuto fino al 2001 con loro un violinista d'eccezione, che è il vero erede della tradizione dello stile del violino di Luigi Stefani, che come molti di voi sapranno era un maestro violinista e guaritore dei riti terapeutici legati al morso della taranta. E qui con noi questa sera l'ideatore, avrete insomma, sicuramente capito di chi sto parlando, l'ideatore e il direttore artistico del Festival Suoni dal Mediterraneo, Rino Inchingolo. Madonna, forza! Thank you.
Diego Canale. Al violino il maestro Rino Inchingolo. Infine c'è un pubblico che sta parlando bene.